you now with a quick request for support for our World Charity Fund. In ogni competizione la partita inaugurale è sempre piena di buoni auspici. Anche questa non fa eccezione. Le edizioni precedenti ci hanno riservato colpi di scena e grandi emozioni. Siamo certi che anche quest'anno sarà così. La trepidazione e la tensione sono palpabili. Persino l'arbitro sembra emozionato. Noi ci auguriamo che questa partita sia all'altezza delle aspettative. Lo spettacolo che offrono le due curve è a dir poco eccezionale. Il loro supporto alla vecchia signora del calcio italiano non viene mai meno. L'arbitro ha già dato via il cronometro. La gioca in profondità. Javier Hernandez prova la giocata nello spazio. Guadagna metri. Prova a tirare. Miracolo di Khan. Che grande parata. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano. Forse nemmeno i suoi compagni. Colpisce! Bel tiro! Sono andati vicini al gol. Da così lontano era difficile sorprendere il portiere. Il passaggio sarebbe stata una giocata più sensata. Passaggio profondo per Aubameyang. Prova il tiro! Salva la sua porta! Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Palla filtrante per Messi. Si mette in mezzo e sventa i piani degli avversari. Palla in avanti verso il compagno. Aubameyang. C'è Javier Hernandez. In avanti, vuol far salire i compagni. Prova ad andare. Se ne va. Che c'è il tiro? Il portiere dice di no. Errore qui, pallone sprecato. Va sul rimbalzo. Sono usciti dagli spogliatoi con una voglia e un'intensità da grande prestazione e non sembrano voler rallentare. Beccato in offside da guardaline. Gran prova di forza, palla recuperata. Gioca una palla lunga. Mbappé. La difesa lo chiude senza tanti complimenti e riconquista la palla. Messi. Ci prova. E c'è il gol della Lazio. Hanno forzato gli avversari all'errore e li hanno trafitti quando non erano preparati. Grande rapidità di esecuzione. Hanno trovato il primo gol che cambia anche gli equilibri tattici dell'incontro. Segnare fuori casa per primi non è facile. I tifosi si aspettano di sicuro una reazione della loro squadra. Mbappé. Provano a partire in velocità. Aubameyang. Prova a verticalizzare. Aubameyang. Possibilità di tiro. Ecco il tiro. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Di misura. E ora avranno una chance da calcio d'angolo. E sulla palla i compagni aspettano e traversone. Salta e colpisce di testa! E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Forse avrebbe potuto calciare meglio, Fabio. Da quella posizione almeno la porta la devi prendere. Camavinga. Hernandez. Aubameyang. Vediamo se può capitalizzare. Si riparte dalle braccia del portiere. Camavinga.
questo è un passaggio quantomeno discutibile. Mané, pallone interessante, va a concludere, colpisce in linea, portiere battuto, deve solo tirare. Mané ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Giocata difensiva di grande spessore. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Messi intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Si è fatto trovare pronto, reattivo, ottima scelta di tempo. Cercano un'azione veloce. Sceglie di andare per vie verticali. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Vede lo scatto e cerca la profondità. Passaggio filtrante per Javier Hernández. Può provare! Infilza il portiere! E la Juventus pareggia. Ha finalizzato alla perfezione questo uno contro uno. Beh, gli ha preso bene le misure e ha superato il portiere con estrema sicurezza. Perfetta parità dunque. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. Jordan Henderson, opportunità di ripartire. Riceve in ottima posizione. Prova a giocarla in profondità. There will be one minute at a time. Qui può partire il contropiede. Javier Hernández. Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Il risultato potrebbe far pensare a un incontro noioso, ma niente affatto. La gara è stata vincente nonostante il risultato non certo poco abituale di 1-1. C'è un perfetto equilibrio, entrambe le squadre hanno realizzato una rete a testa. Un gol per parte, si chiude sull'1-1 il primo tempo. Soltanto pochi palloni giocati. Salah! Passaggio splendido, una chance. Bella apertura. Ottimo intervento. Intervento difensivo molto solido qui. Non si sono fatti superare dal suo estero. Ferma l'azione avversaria e fa ripartire i suoi. La gioca a sinistra. Jorginho. È una squadra che ama palleggiare e mantenere il possesso palla. È vero Fabio, sono molto attenti a far circolare il pallone con calma e precisione. Ci può colpire! Non ci hanno messo troppo a riprendere il controllo della partita. Sono rientrati in campo decisi a fare bene. Il suo gol è una logica conseguenza. Ha controllato con il primo tocco e l'ha messa dentro con il secondo. Magnifico! E passano in vantaggio. Ribaltare un risultato è una grande impresa, ma difenderlo non sarà affatto facile. Vediamo se ce la faranno. Camavinga, ecco un'occasione di contropiede. Hernández, e la difesa dice di no. Occasione per il contropiede, prova a darla profonda nello spazio. Mbappé, ed ecco il gol. Tutto da rifare, una reazione incredibile li ha portati subito al pareggio. Non si sono lasciati abbattere dal gol subito pochi minuti fa e hanno immediatamente risposto agli avversari, forse ancora un po' inebriati dal gol del vantaggio. Gli hanno lasciato un sacco di spazio, errore gravissimo, e infatti sono stati puniti. Mbappé ci ha fatto vedere un'ottima giocata, anche se la distrazione... Javier Hernández! The attendance for this match was 43,886. Luis Alberto. Un'ora di gioco attivo. Arriva il gol quasi dal nulla. La Lazio agguanta la parità. Ecco Luis Alberto. Quadrado. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. C'è l'opportunità per il contropiede. Aubameyang ci prova con un pallone profondo. Libera il compagno meravigliosamente. Pericolo. Quadrado va alla ricerca di un compagno davanti.
può segnare da lì. Aubameyang. Hernandez. Errore qui, pallone sprecato. La mette in avanti. Mbappé. Pallone interessante, inverti. La Lazio al calcio di punizione. Vieira. Salah. Cerca l'uomo là davanti. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Si avvicina alla porta. Occhio alla conclusione. E c'è il gol della Lazio. Non si sono disuniti e sono tornati avanti. Impressionante, un gol da accademia, da mostrare ai ragazzi delle giovanili. Non l'ha passata a nessuno e a quanto pare una volta tanto ha fatto bene a giocare da solo. Qui merita tutti gli applausi. Tre gol, è una giornata memorabile per lui. È incredibile come sia sempre nel posto giusto al momento giusto. Substitution on the field. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. Rimonta meritatissima. Ma ora devono fare attenzione a non vanificare il vantaggio. Ci mette lo zampino e riconquista la sfera. Cercano un'azione veloce. Aubameyang riceve il passaggio. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare. Attenzione al tiro! Portiere battuto, rete! Sono passati pochi minuti per riprenderli. Pareggio immediato. È come se il gol subito li avesse svegliati, Fabio. Gli avversari hanno abbassato la guardia e loro hanno risposto con veemenza dopo pochi minuti. Adesso la partita può diventare bellissima. Qui ha mostrato tutta la sua tecnica, Fabio. Gli arriva la palla e lui sa come domarla, per poi metterla alle spalle del portiere. Sopraffino davvero. Parità ancora. Questa squadra non muore mai. È incredibile. Il pareggio è arrivato mentre ancora stavano festeggiando il gol. Jordan Henderson. Aubameyang. Ecco il tiro! E il gol! Che giocata! Un vero gioiello! Difficile fare meglio! Lasciato indisturbato, non sbaglia l'appuntamento con la rete. Il portiere ha tutte le ragioni per lamentarsi con i compagni. Troppo, troppo spazio concesso. Non possono permettergli di arrivare libero in quella posizione. Substitutions taking place. I giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. La Cristiano Ronaldo prova ancora e gol! Trovano il pari all'ultimo respiro, grande entusiasmo dei tifosi.
Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. Si è fatto trovare pronto, ha intuito che il portiere non sarebbe riuscito a trattenere il pallone. Situazione di parità perfetta e siamo ormai nel finale di gara. Chissà Fabio se le squadre si accontenteranno del pareggio o si assisteremo a colpo di scena. Jordan Henderson. Errore qui, pallone sprecato. Siamo in pieno recupero, non manca molto alla fine ormai. Riceve un pallone interessante. Vela. E trova bene il compagno. Luis Alberto. Tocco morbido. Gran prova di forza, palla recuperata. Occhio che prova da fuori. L'arbitro dichiara che è arrivato l'epilogo del match. Non sono riusciti a conquistare la vittoria.